All'annuncio da parte di Koch Media di uno spin-off su base MOBA targato Dead Island, diverse sopracciglia si sono alzate, e non a sproposito. Il genere è già inflazionato e al momento non sembra il più adatto per una tale deriva applicata ad un franchise dai toni molto differenti. Proprio per questo, gli sviluppatori di Stunlock Studios hanno deciso di prendere una strada diversa da quella tradizionale, adattando il gameplay alle loro esigenze. Dead Island Epidemic propone infatti un sistema di combattimento diverso da quello dei MOBA tradizionali. Sebbene qui la telecamera rimanga sempre lontana e alle spalle del personaggio, lo stile è decisamente hack and slash alla Diablo, senza possibilità di agganciare i nemici e dirigendo i fendenti o i colpi d'arma da fuoco con il puntatore del mouse. Anche il movimento non propone il consueto sistema punta e clicca, bensì sfrutta i classici tasti WS e AD. I tasti dedicati alle skill sono stati naturalmente riconfigurati di conseguenza e utilizzano le posizioni Q e RF sulla tastiera. Per tutti coloro abituati a spendere molte ore sui MOBA tradizionali, tutto questo richiederà naturalmente qualche minuto di adattamento. Nel complesso il sistema di controllo funziona, ma presenta un limite molto evidente dal punto di vista competitivo. L'accesso alle abilità è chiaramente meno immediato rispetto a quanto accade con un tipico MOBA, ma va anche considerata la natura decisamente più casual della competizione offerta da Epidemic. Le modalità di gioco proposte sono per il momento due. La prima è cooperativa PvE e funziona come una classica horda, con continue ondate di zombie da eliminare in una mappa strutturata checkpoint. Si potrebbe lamentare la mancanza d'originalità, ma il cuore dell'offerta di Dead Island Epidemic è rappresentato dalla modalità Scavenger, che pone tre squadre da quattro sopravvissuti ciascuna in una mappa di forma circolare. Qui lo scopo sarà conquistare dei punti di controllo sparsi sul territorio e raccogliere delle risorse, da portare poi al proprio punto di respawn. Naturalmente, il tutto è reso più complesso dall'intervento degli zombie, che sotto forma di NPC si aggirano per la mappa e soprattutto attaccano in massa ogni qualvolta una squadra si appresta a conquistare un punto di controllo. La dinamica che scaturisce da queste premesse è piuttosto interessante, dato che oltre a dover competere tra loro per il dominio della mappa, le tre squadre contrapposte dovranno anche tenere a bada la minaccia zombie. Occasionalmente, durante il match compariranno boss non morti di maggiori dimensioni, preannunciati da un avviso, i quali se sconfitti restituiranno ulteriori risorse da aggiungere alla scorta della propria squadra. Purtroppo, uno dei principali difetti di Dead Island Epidemic è, almeno per il momento, la confusione che si crea negli scontri più concitati, a causa del comportamento disordinato degli NPC e dell'assenza del lock sul bersaglio. Questi due elementi rendono molto caotiche le schermaglie, creando un problema sia dal punto di vista del gameplay sia da quello dei potenziali spettatori. Per quanto riguarda i personaggi giocabili, i ragazzi di Stunlock sembrano aver imboccato una strada interessante dal punto di vista della differenziazione delle abilità. Tralasciando il look piuttosto anonimo, i personaggi al momento disponibili sono quantomeno interessanti dal punto di vista delle abilità, seppure non originali. Tra skill shot, danno ad area, abilità di cura e qualche attacco dalla distanza, un navigato giocatore di MOBA non troverà qui nulla di cui stupirsi, mentre i nuovi arrivati potranno quantomeno considerarla una palestra per esperienze più competitive. Molto interessante è invece l'aspetto del crafting, che permette di assemblare le materie prime ottenute come ricompensa dopo ogni match e creare armi improvvisate sempre più efficaci. Per pronunciarsi sull'effettiva importanza di questo aspetto è ancora presto, ma rimane quantomeno un'idea davvero originale nel contesto. Relativamente al modello commerciale, sappiamo di per certo che il gioco sarà un free-to-play, ma in che modo le microtransazioni verranno implementate lo potremo scoprire solo in futuro. Per quanto rimanga un grosso dubbio di fondo sull'appetibilità di un MOBA dai tratti casual, Dead Island Epidemic mostra alcune interessanti qualità. Sebbene porti a scontri ancora troppo caotici, la rilettura in chiave action del sistema di combattimento è ben supportata e anche l'idea di coinvolgere tre team e un maggiore numero di NPC funziona, mentre l'impatto del crafting è ancora tutto da verificare. Se basterà questo a portare l'esperimento di Stunlock al successo è ancora molto presto per dirlo, ma certo è che la produzione merita quantomeno una prova.